Saluto ai lettori di Legnolab e a tutti gli appassionati della lavorazione del legno. In falegnameria, la costruzione di casse e cassetti è un'operazione quasi all'ordine del giorno. Ne esistono di diversi modelli, dai più semplici ai più complicati, e quello che vedete all'interno di questo banco da lavoro è il più semplice in assoluto. Non sono presenti bordature sulla cassa in multistrato, i cassetti scorrono su telai ancorati ai fianchi della cassa e la presa è ricavata direttamente nel frontale. La costruzione di questi cassetti però non differisce molto da quella degli esemplari di maggior pregio, quelli che potremmo trovare in una cucina, in un mobile per il bagno o un mobile per il soggiorno. In questo video vi illustreremo passo dopo passo la realizzazione dell'intero cassetto con un metodo che fa principalmente uso del bancoseghe, che a nostro avviso è molto veloce e sicuro. Prima di passare alle lavorazioni è bene osservare più da vicino la struttura del cassetto. I materiali sono essenzialmente due: multistrato di betulla da 18 mm per fronte, retro e fianchi, e multistrato in pioppo da 8 mm per il fondo. In questo caso il multistrato in pioppo è impiallacciato in rovere. I fianchi sono uniti al frontale tramite una battuta che permette di conservare integra la venatura sulla parte a vista del cassetto e sono rinforzati da due spine da 6 mm, le stesse spine che si trovano tra fianchi e retro del cassetto. In questo caso però l'assemblaggio avviene senza battute e il pezzo è calato direttamente tra i fianchi. Il fondo è alloggiato all'interno di una scanalatura presente sul frontale e sui due fianchi. La parte posteriore, il pannello di chiusura sul retro del cassetto, è ribassato in altezza per poter consentire l'inserimento del fondo dopo che esso è stato verniciato. Essendo un fondo in multistrato, è possibile incollarlo e quindi è possibile utilizzarlo per dare maggiore rigidità all'intera struttura. L'ultimo elemento è la presa. Si tratta semplicemente di una fresatura che è stata ottenuta con una dima e una fresatrice equipaggiata con un anello di copiatura. Iniziamo ora le lavorazioni. Tutto l'intero procedimento verrà eseguito grazie all'aiuto del bancoseghe, sia utilizzando la guida parallela che la guida a troncare a 90 gradi. Eseguiremo sia tagli passanti che tagli ciechi. La prima operazione sta nel settaggio della profondità di taglio della guida parallela in base all'altezza dei cassetti. Si prende quindi il pannello e con l'aiuto del carro e della guida si fa la prima sezionatura. Abbassiamo la cuffia di aspirazione, accensione dell'aspiratore. Possiamo partire. Da questa striscia ricaveremo un intero cassetto. In genere, quando si eseguono dei tagli a troncare, si utilizza la riga del carro posta a 90 gradi e il cursore o i cursori ad essa associati. Il problema in questo caso è che la striscia di partenza è molto lunga e quindi le nostre troncature porterebbero la tavola, porterebbero il pannello, a incrociare la presenza della guida parallela. Quindi adopereremo un altro sistema per effettuare le prime troncature. In primo luogo si fa la cosiddetta intestatura. A questo punto però stiamo tagliando traverso vena e quindi è necessario per ottenere un taglio pulito alzare l'incisore. Questa macchina ha un incisore conico che può essere regolato in altezza e in posizione laterale. In questo modo otterremo una fibra pre-tranciata all'inizio del taglio e la lama, quando uscirà dalla parte posteriore del legno, dalla parte inferiore del legno, non causerà scheggiatura. Dalla
data la presenza della guida, possiamo lavorare in due modi per effettuare una troncatura. Il primo è eliminarla del tutto, smontarla, cosa che comporterebbe un certo spreco di tempo. Il secondo invece è utilizzarla, coinvolgerla nel taglio, utilizzarla come stop di profondità. Quindi collocarla alla profondità prevista per il taglio. Attenzione, inizieremo tagliando il frontale del cassetto e il retro. Però c'è un problema in questo caso, ovvero che la guida posta in quella posizione genera un pericolo. Immaginate che questo sia il pezzo appena troncato. Se per le vibrazioni della macchina o per qualsiasi altro motivo esso si intraversasse, verrebbe sicuramente coinvolto dalla rotazione della lama che lo spingerebbe in questa direzione. Il risultato sarebbe disastroso in ogni caso, il pezzo si rovinerebbe, la lama potrebbe storcersi e i detriti potrebbero addirittura arrivare verso l'operatore. Quindi approfitteremo di un meccanismo molto particolare legato a quella guida. Praticamente la possibilità di farla muovere lungo il suo blocco. Quindi noi che cosa facciamo? La tiriamo indietro in modo che non perda la sua funzione di riscontro, ma scompaia non appena il pezzo attraversa la linea di taglio. Iniziamo quindi. Stiamo tagliando il frontale del cassetto. Come vedete, il taglio è perfetto, il pezzo non è rimasto incastrato tra guida e lama perché la guida termina prima della lama. Possiamo passare al secondo taglio. Il secondo taglio è riservato alla parete posteriore del cassetto. Come abbiamo visto prima quando illustravo il progetto, la sua caratteristica è che si colloca esattamente tra un fianco e l'altro. Quindi, rispetto alla lunghezza del fronte, la sua larghezza sarà identica meno due volte lo spessore dei fianchi. Quindi basta prendere due scarti di multistrato da 18 mm, collocarli sulla battuta parallela, mandare la testa del pannelletto a contatto con gli scarti e procedere alla troncatura. In questo modo saremo sicuri di ottenere matematicamente la misura richiesta e non ci sarà ovviamente nessuno spreco. Facciamo una prova per vedere se i nostri calcoli sono giusti. Questo è il frontale, questo è il pannello posteriore del cassetto, li azzeriamo a un'estremità e all'altra inseriamo i due scarti. Se le due misure coincidono, allora lo scarto che c'è tra il fronte e la parte posteriore del cassetto è della misura richiesta. Bene, mettiamo ora da parte il materiale per i fianchi, il retro del cassetto e dedichiamoci al fronte sul quale verranno realizzate le sbattentature per accogliere i fianchi. Ora, pannello da 18 mm, noi faremo una sbattentatura profonda all'incirca 15 mm. La si calcola direttamente traguardando l'altezza della sega sul pannello. Sganciamo un attimo il freno, controlliamo che l'altezza corrisponda ai nostri 3-4 mm. Non importa tanto la misura, purché ci sia abbastanza materiale sul fronte. Questo perché i fianchi del cassetto verranno tagliati in un secondo momento. Una volta impostata la profondità della fresata, occorre impostarne l'ampiezza. Sono 18 mm, esattamente quindi come lo spessore dei pannelli. Ricorreremo per l'ennesima volta alla guida parallela. La riportiamo nella posizione di partenza e la accostiamo alla lama. A questo punto ci serve nuovamente uno scarto di multistrato per prendere l'ampiezza del taglio. Basta semplicemente accostarlo alla guida parallela, lavorare con il regolatore fine di profondità e bloccarla all'ampiezza prevista. Praticamente il filo della lama, il filo esterno, è perfettamente parallelo al fianco del pannelletto. Si prende il frontale, si manda a battuta
con la riga, si batte dalla parte opposta con il cursore e la guida può essere allontanata per fare i tagli. Faremo una serie di tagli non passanti parzialmente sovrapposti. Quindi, in poche parole, utilizzando la lama della sega circolare come se fosse una fresa, scaveremo una serie di canali che poi si trasformeranno nella battuta definitiva che ci serve per l'assemblaggio. In questo modo, utilizzando il cursore posto sulla guida a 90 gradi, è possibile ribaltare il pezzo ed ottenere ogni volta un incastro identico. Passiamo ora ai fianchi dei cassetti. Possiamo misurarne la lunghezza prendendo la profondità del mobile e controllando lo spessore di quello che rimane sul fronte del cassetto. Questa volta lavoreremo direttamente con la guida a squadrare. Questo perché il pezzo si è accorciato e quindi non abbiamo bisogno di alcuno stratagemma. La misura è circa 44 centimetri. Andiamo a battuta. A questo punto occorre programmare la posizione delle fresate per l'inserimento del fondo del cassetto. Nel nostro progetto esse si trovano ad un'altezza di circa 8 mm dalla base e sono alte 8 mm, esattamente come lo spessore del pannello che andiamo a utilizzare. Abbiamo impostato queste due misure sul truschino e le tracciamo solamente su uno dei pannelli, che fungerà da riferimento per tutti gli altri. Quindi ci si sposta nuovamente alla sega circolare, si allontana un poco la battuta che non serve e si torna a fare un taglio con la battuta parallela, con la riga della sega. Occorre allineare perfettamente il tagliente sinistro della lama, quello che guarda verso il carro, sulla scanalatura che si trova più prossima al fondo del cassetto, alla base del cassetto. Faremo anche in questo caso una serie di tagli a fresare, quindi regolando l'altezza della lama per una profondità di circa 6 o 7 mm. Lavoreremo solamente su tre pannelli all'inizio, il fronte del cassetto e i fianchi. Il fondo verrà lavorato per ultimo. Terminata questa fase, ci possiamo dedicare al fondo. Occorre cambiare l'impostazione della lama senza però spostare la guida parallela, perché il taglio che dobbiamo eseguire non sarà più a scanalare, bensì a troncare. Questo spiega perché siamo partiti a realizzare il canale dalla parte più bassa del fianco del cassetto. In questo modo siamo sicuri di ottenere un taglio riguardo l'altezza del retro del cassetto perfettamente allineato alla parte superiore della scanalatura. Ora che tutti i pezzi del cassetto sono pronti, è possibile prendere le misure per il pannello che costituisce il fondo. Come vedete, sul fianco del frontale la fresatura è chiusa dal pannello che va a chiudere lateralmente il cassetto, in questo modo risulta invisibile. Per prendere le misure del pannello basta semplicemente montare il cassetto, mandare la riga in fondo alla scanalatura e rilevare la misura. Per quanto riguarda invece la larghezza del pannello, basta copiare la larghezza della parte interna del frontale e aggiungere due volte la profondità della scanalatura presente sui fianchi. Il pannello per il fondo va tagliato con una certa precisione, questo perché una volta inserito nelle scanalature ci servirà a tenere in quadro l'intera struttura. Quindi è preferibile utilizzare una macchina appena tarata o una squadratrice con le tarature affidabili.
cassetto a questo punto è pronto e non ci rimane altro da fare che assemblarlo. In realtà occorre fare altre due lavorazioni prima di passare all'incollaggio. La prima è relativa all'inserimento dei perni che fissano fianchi con fronte e retro del cassetto, mentre la seconda è la presa, ovvero lo scasso semicircolare che serve per l'apertura del cassetto. I perni verranno inseriti in due momenti. Utilizzeremo delle comuni spine in faggio da 6 mm. Dapprima lavoreremo solo lo spessore dei fianchi, facendo dei fori grazie ad una dima registrabile sul trapano a colla che ci consente di posizionarli tutti alla stessa misura. Dopo che la colla avrà fatto presa, i fori verranno approfonditi per poter inserire le spine all'interno di fronte e retro del cassetto. In questo modo eviteremo di praticare delle forature sul cassetto già assemblato e sfrutteremo la precisione del trapano a colonna per ottenere un lavoro più preciso. Per quanto riguarda invece lo scasso semicircolare presente sul fronte del cassetto, lavoreremo con dima ed elettrofresatrice munita di anello a copiare sulla base. In genere queste lavorazioni si fanno svuotando con la sega a nastro o con il seghetto alternativo e poi rifinendo con una fresa a copiare. In questo caso, invece, utilizzeremo direttamente la fresa sul pieno, garantendoci però la possibilità di affondare gradualmente l'utensile, quindi senza surriscaldare la punta né sforzare la macchina, attraverso i 18 mm del multistrato di betulla. A questo punto siamo pronti per l'incollaggio. Si predispongono gli strettoi sul piano, si fissa il frontale del cassetto perché in questo genere di incollaggi tende sempre a spostarsi e si possono quindi inserire i fianchi allineando le fresate. Per l'inserimento della parete posteriore occorre predisporre uno strettoio a ponte e allargare leggermente i fianchi per impedire che la colla disposta sulle teste del retro del cassetto li possa macchiare. Quindi si può calare il retro dall'alto, si allinea alla parte inferiore, quindi alla fresata, e si serra lo strettoio. Dovremo a questo punto controllare gli squadri interni del cassetto, ma l'operazione è una formalità dal momento che il fondo è stato tagliato in modo perfettamente regolare e ha pochissimo margine all'interno delle fresature. Lo lasceremo però in posizione mentre tirano gli incollaggi perimetrali per mantenere lo squadro del cassetto. Il cassetto, una volta completato con le spine, sono 8 in tutto, e levigato nelle parti esterne, è finalmente pronto. Avete visto che non ci abbiamo messo molto tempo a realizzarlo, servono una buona squadratrice e qualche trucco del mestiere. Qual è la differenza tra questo cassetto per un banco, quindi spartano, e un cassetto d'arredo? In realtà nessuna, qui mancano solamente delle guide metalliche e il cosiddetto falso frontale. Quindi ricordatevi di questo video tutorial quando dovrete realizzare i vostri cassetti.